Voi in realtà avete già cominciato a vedere alcune di queste delle questioni che riguardano la progettazione della fogliatura bianca e perché ne ho parlato io la settimana scorsa e anche perché contestualmente all'analisi con il GIS in una parte di territorio alcune delle problematiche sono sicuro che ci sono state rese evidenti, anche se magari voi non ne siete resi conto. Comunque quello che facciamo oggi e nelle prossime lezioni è proprio questo di, nella prossima lezione finisce la parte di GIS, lunedì prossimo, forse vi avevo detto che non c'era lezione, ma invece c'è lezione. Non vi avevo detto niente, ok. No, lunedì c'è lezione, ci sono io. Affrontiamo il problema da un punto di vista un po' più concettuale. E quello che vi presento qui, quelli che vi presento qui sono due casi di studio tipici che vi troverete ad affrontare nel caso delle fogliature bianche, no? Una è un'espansione urbanistica che è in qualche modo simile al tipo di esercizio che vi chiediamo poi di fare nella vostra esercitazione. E l'altra è, in particolare quella che vi mostro qui, è stata fatta da Roberto Pelorosso in quel numero di sentieri urbani, numero 19, quindi trovate anche l'articolo originale, se cercate sentieri urbani, numero 19, era la rivista dell'Istituto Nazionale di Urbanistica della sezione Trentino, in cui questa settimana si celebra il convegno nazionale a Riva del Garda. E il secondo è un'analisi invece di un'area della città di Bari. Le soluzioni che sono proposte, soprattutto nel secondo caso, non è che io mi senta di sposarle dal punto di vista dell'analisi, però sono sicuramente corrette dal punto di vista delle cose che si dovrebbero fare, anche se poi gli strumenti magari dell'autore che io uso qui non sono state quelle ottimali a mio parere. Insomma, il primo caso di studio è questa area. L'area, come vedete, è disegnata normalmente con una mappa di un'espansione urbanistica in cui si vedono alcuni elementi verdi sono dei parchi o dei giardini. C'è una striscia rossa che è una pista ciclabile, ci sono delle aree edificabili e ci sono anche degli edifici esistenti. La dimensione, questa è in Calabria, mi pare, no, sempre provincia di Bari, 10 ettari, 4 ettari di aree, 4 ettari di aree residenziali, 1800 metri quadri di parcheggi. In qualche modo ha a che fare con quello che voi studiate a tecnica urbanistica in questo momento, sono esattamente lo stesso tipo di distribuzioni che voi dovete immaginarvi. Poi la realizzazione della pista ciclabile, ci sono due aree verdi che in qualche modo un po' l'amministrazione, un po' i progettisti suggeriscono di mettere in comunicazione tra di loro. C'è anche un'area di interesse pubblico che da adibire a manifestazioni tipo comune, insomma, religiosa. Prima cosa che dovete fare è cercare di stabilire se ci sono delle acque superficiali dove queste scorrono. In genere questo tipo di operazione si fa analizzando il dato digitale del terreno, il DEM, la mappa delle quote che sicuramente avete visto nelle lezioni di GIS come si fanno ad estrarre. In questo caso però il terreno è leggermente pianeggiante, è quasi pianeggiante, per cui ci sarà magari una pendenza da una parte e il reticolo idrografico è un reticolo slargo minore la cui distribuzione è dovuta prevalentemente alla costruzione, per esempio, di alginature o allo scavo di
di una particolare sezione di un canale. E quindi la soluzione è che voi queste linee, queste che qui vedete disegnate in azzurrino, andiate a disegnarle a mano, per esempio prendendo una mappa, una autofotocarta, e qui avete una autofotocarta, cercate di capire dove sono queste linee. In un municipio ben organizzato questa informazione dovrebbe essere già stata cartografata dai responsabili del comune, ma spesso in realtà non c'è. Quindi in quel caso potete anche essere anche voi a cartografarlo, un topografo a cartografarlo per voi. E sono costi che comunque si vanno a raggiungere e vanno tenuti in conto nella progettazione dell'opera. Quali strumenti conoscitivi dovete avere quindi in mano, in testa, per poter gestire queste cose? Beh, un sistema informativo territoriale, che è una cosa che avete già visto, il Geographic Information System in inglese, cioè lo strumento che permette di raccogliere dati territoriali, che non sono semplicemente dati cartografici o geometrici, ma contengono poi informazioni quantitative relativamente alle cose che voi state facendo. Per esempio, in questo caso potrebbe essere la cartografia della rete idraulica superficiale con le lunghezze dei tratti, le pendenze e così via. Il GIS contiene dei dati digitali del terreno, che di solito si chiama Digital Elevation Model, modelli digitali del terreno, cioè un sistema che contiene le quote di tutti i punti. Nell'Italia contemporanea questi dati sono prodotti attraverso prodotti laser altimetrici, prevalentemente da aereo. La risoluzione di questi dati è di 1 o 2 metri, cioè quindi viene riprodotto un valore di quota ogni metro e la precisione verticale assoluta è inferiore ai 10 cm. Nella sostanza voi vedete i marciapiedi in queste mappe prodotte nell'aria. Quindi la topografia è conosciuta su tutta Italia con estrema precisione. Non così è negli altri paesi del mondo, magari anche perché sono più grandi dell'Italia, perché in alcuni casi ci troviamo in paesi in via di sviluppo in cui queste tecnologie non sono applicate. Quindi, per esempio, si deve fare riferimento a dati satellitari, dove però il dato a questo punto non è più a un metro o a due metri, ma è a 10, a 30 metri o a 90 metri, se si riferisce al dato pubblico del Shuttle Radar Topography Mission, che ormai ha più quasi 20 anni di storia. Dati climatologici, ovvero per dati climatologici qui intendiamo prevalentemente i massimi di precipitazione, perché è sui massimi di precipitazione annuale che voi progettate un'opera di fogliatura o di drenaggio. Poi dobbiamo avere degli strumenti e dei criteri per la delineazione della rete, in questo caso che non quella naturale, quella c'è, ma della rete artificiale che voi andate a costruire. Questo è un po' l'argomento anche di queste lezioni. Un po' ve li ho detto la settimana scorsa, dal punto di vista più generale. Oggi cerchiamo di entrare anche in alcuni elementi di calcolo vero e proprio. E in particolare lo strumento di calcolo a cui noi facciamo riferimento è il calcolo dell'onda di piena, perché lo scopo non è tanto di drenare genericamente l'acqua, ma soprattutto di drenare l'acqua quando si viene a formare un'onda di piena con un altrettanto tempo di ritorno. Nella visione contemporanea che ho più o meno cercato di delinearvi la volta scorsa, l'idea è quella che si possono presentare vari scenari progettuali e certamente il problema di portare via l'acqua non è l'unico problema, è anche quello di per esempio diminuire alla fonte l'intensità delle precipitazioni che efficaci, come vedremo si chiamano, che vanno poi a portare l'acqua nella fognatura.
e quindi anche l'attenzione tutta di stampo urbanistico, se vogliamo, di implementare alcuni elementi come quelli che vedete segnare in particolare, vedete il rain garden qua, che sono deputati a diminuire, ad aumentare la capacità di infiltrazione delle precipitazioni e diminuire quindi il deflusso superficiale. Ora no, secondo caso di studio invece è la città, un caso presente nella città di Bari. La città di Bari ha una storia millenaria, è una grande città, tutta l'area ricopre un'area, in alcune casi è estremamente densamente popolata, e quindi voi non dovete progettare un edificato che ancora non c'è, ma l'edificazione ve la trovate così com'è. Qual è il problema in questo caso? Il problema in questo caso intanto è anche diverso di dimensioni, perché qui si parliamo di 330 ettari invece di 10 ettari, quindi una parte che pure è relativamente piccola rispetto alla città, però è vicina al centro storico e contiene elementi e popolazioni in abbondanza. L'altra questione è che qui la rete ve la trovate già, o almeno c'è già una rete fognaria costruita, in particolare nel caso di Bari una rete mista. Se vi ricordate, rete mista significa che fognatura bianca e fognatura nera vengono veicolate all'interno degli stessi tubi. E che cosa succede? Per effetto dei cambiamenti climatici, per effetto del cambiamento di uso del suolo, le precipitazioni, forse non sono state, per effetto anche degli errori insiti nella progettazione, come era fatta magari 50 o 100 anni fa, delle fognature, la fognatura bianca non è più, in questo caso la fognatura mista in questo caso, non è più sufficiente e esonda molto di frequente. Quando esonda molto di frequente, trattandosi di una fognatura mista, quello che succede è che insieme all'acqua grigia, diciamo, delle precipitazioni, esce anche il resto che non oso nominare qui di fronte alla... E quindi si ha un effetto che se fosse solo spiacevole, questo ce lo si potrebbe anche dimenticare, ma poi porta anche un inquinamento relativamente importante, che viene peraltro dilavato e trasportato in mare, perché qua siamo vicini al mare, e quindi abbiamo anche un problema di inquinamento che si viene a generare, oltre a quello di costi stimati per il mettere in sicurezza e risolvere questi problemi, 120 milioni di euro, quindi non noccioline. E si tratta quindi di un'opera di risistemazione che ha un costo estremamente alto e che ciascuno di voi vorrebbe poter prendere come lavoro, se voi foste a capo di una società di ingegneria o comunque di un gruppo di ingegneri. Cavolo, 120 milioni, si vive per un po' di tempo. Bene, io no, ma non ho mai visto neanche un milione tutto intero nella mia vita, quindi, e forse probabilmente neanche voi, ma non si sa mai. E se invece li avete visti più volte, costruite una società di ingegneria per prendere questo tipo di incarichi, così da un milione si trasforma in 100 milioni, come Paperon de Paperoni. Allora, in questo secondo caso, che cosa bisogna fare? Bisogna improntare un'analisi sempre di stampo urbanistico, ma se volete anche di stampo idrologico, dell'area, del sistema urbano dal punto di vista idrologico. In particolare l'analisi di tipo urbano è parzialmente simile a quella di Brink, cioè bisogna identificare quali sono i micro bacini idrografici che insistono all'interno della città. Bisogna schematizzare la rete drenante, quella esistente. Se non si sa dove sia, bisogna quantomeno fare delle
delle campagne di misura per capire dove sta la rete, dove va. E poi definire degli eventi che sono quelli che, rispetto ai quali si vuole rispondere. In questo caso, alcuni dei vostri colleghi lo sanno, cioè c'è certamente l'aspetto normativo che dice di progettare la fognatura per mettere in sicurezza relativamente a precipitazioni con un tempo di ritorno di 10 anni. Ma in questo caso potrebbero esserci anche elementi di pregio nel tessuto urbano che si vuole proteggere con assoluta sicurezza, che l'assoluta sicurezza non esiste, però quindi magari con un tempo di ritorno superiore ai 10 anni, anche 50 o 100 anni di tempo di ritorno. Perché comunque si va a calcolare che i costi del danno arrecato a queste opere o a queste parti della città sarebbe superiore ai costi ai quei contingenti costi che avete visto, o paragonabili per ordine di grandezza, cioè dire le opere costano 120 milioni di euro per risanare il sistema. A parte che qui, se non si è ancora fatto il progetto, come stabilire perché e per come 120 milioni di euro è difficile. Però potrebbe essere alcuni danni, se si calcola che siano danni per alcune decine di milioni di euro, per esempio, in certe condizioni che si verificano relativamente spesso, si pone il problema comunque di identificare queste situazioni. Qui poi vengono identificate delle altre fasi che questa è una delle parole chiave dell'urbanistica contemporanea, quella di identificare la resilienza del sistema, cioè capire se il sistema così com'è, come può resistere a sollecitazioni estreme, come quelle magari a cui siamo sottoposti quando c'è il cambiamento climatico. Il passo ulteriore che anche io vi ho suggerito è quello di usare sia soluzioni grey, grigie come vengono chiamate, cioè calcestruzzo, opere, qualche volta queste non sono, cioè c'è sicuramente una base grigia che va implementata in maniera corretta, ma vedere anche se esistono delle cose che vengono chiamate NBS, Nature Based Solutions, cioè soluzioni che integrano aspetti naturali e che poi concorrono comunque anche al benessere della vita all'interno del tessuto urbano. E poi eventualmente vedere dei sistemi di calcolo di questo tipo. Per quanto riguarda per esempio l'individuazione della rete, questa è l'individuazione della rete che è stata fatta nella città, e è stata fatta la suddivisione in 3-4 bacini principali. C'è anche questa parte di bacino che in realtà è parte di questo stesso bacino numero 1. Poi vedete qui c'è una rete che è piuttosto modesta relativamente allo sviluppo del tessuto urbano. Quindi è evidente che in quella parte di città c'è un'insufficienza, anche così per uno che abbia un minimo di esperienza, di occhio, insomma, di esperienza. Si vede che in quella parte di città è probabile che l'insufficienza della rete porti poi a problemi di esondazione. In effetti questo è stato quello che... cioè oltre in questo caso, peraltro, noi andiamo a studiare una cosa che è chiamata pericolo idrologico. Qualcuno lo chiama pericolo idrogeologico, ma in questo caso di geologico c'è ben poco. Il pericolo idrologico quindi è la formazione durante una piena di un certo tirante idrico, in questo caso sulla superficie delle strade e nelle infrastrutture. Il pericolo idrologico peraltro non corrisponde al rischio, nel concetto di rischio, che voi pure sentite di
elencare e dire in televisione tantissime volte, ci sono alcuni elementi in più, in particolare la vulnerabilità. La vulnerabilità è una misurazione in genere numero tra 0 e 1, in cui di fronte a un rischio, un certo edificio, una certa attività economica, una certa attività viene danneggiata. E poi l'esposizione, sempre un numero tra 0 e 1, in cui che manifesta ugualmente la possibilità di creare danno all'interno di quest'area. Quindi il rischio in realtà è il pericolo per l'esposizione, per la vulnerabilità. E quindi va fatto non sempre la parte più pericolosa e quella più rischiosa. Un rischio elevato sulla cima di una montagna, cioè un pericolo elevato sulla cima della montagna, scusate, stavo dicendo proprio esattamente il contrario, non identifica necessariamente un rischio molto elevato, perché poche persone vanno, coabitano in cima alla montagna. Un pericolo anche poco elevato all'interno di una città manifesta un rischio elevato, perché ci sono tante persone e tante attività dentro. Quindi questa viene identificata, questa area rossa, come la zona più rischiosa e la zona da analizzare. Qui viene separata la rete, in particolare viene individuata la rete mista e anche la rete separata. Ci sono alcune parti di rete separata, però molto piccole, come vedete in alto a destra. Gli autori qui cercano di identificare, almeno da un punto di vista qualitativo, qual è la direzione del drenaggio nelle aree corrispondenti. Questa operazione in generale è sempre la prima operazione che si deve fare quando si ha una cosa di questo tipo. Dopodiché c'è tutto un capitolo che l'autore dedica al calcolo della resilienza, cioè il cliente dice: ma veramente questo sistema, intanto quanto è sensibile il sistema al danno? Qui si entra in un'area che è un po' fuzzy, la definirei in inglese, un po' fumosa, nel senso che esistono delle tecniche di valutazione della resilienza di questo. Questi elementi, nel caso specifico, gli autori di quel lavoro, che magari se volete vi andate a leggere, presentano alcune considerazioni su che cosa secondo loro è la resilienza, però qui la materia non è assolutamente consolidata, si tratterebbe anche di capire che cosa, quali sono i punti più resilienti, quali sono i punti meno resilienti. Cioè che se ci sono dei punti o degli elementi che possono portare ad una capacità di sopportazione intrinseca del sistema. Questi concetti vanno un po' al di là del concetto di tempo di ritorno, perché vi ho detto che cioè la normativa stabilisce che voi dobbiate progettare per un tempo di ritorno, però dice se poi avviene un evento eccezionale, non è che questo evento eccezionale magari si possa comunque mitigare con opere generali e diffuse, o anche attraverso piccole variazioni sulla progettazione della rete idraulica. La domanda generale è questa, le risposte non sono ancora date. Qui io li faccio adesso definizione della resilienza idrologica, cioè andando appunto oltre il concetto di ritorno, come la rete può aiutare la mitigazione degli impatti di fenomeni estremi. Non è un problema che abbiamo risolto, è un problema aperto sul quale la vostra capacità si gioca, la vostra capacità di ingegneri di capire il problema e di risolvere la questione. La mappatura di questi delle parti di criticità, degli elementi di criticità in generale anche sulla superficie. E poi la soluzione, quello di cui ci occupiamo noi è prevalentemente l'ultimo aspetto, cioè quello di produrre degli strumenti
che possono poi produrre, una volta identificati i primi due elementi, che come vi ho detto non sono ben chiari, che cosa significhino al di là delle parole, il cui significato è chiaro nel senso generico, ma è assolutamente impreciso e non chiaro nello specifico di questo tipo di opere. E questi sono i modelli idrologici, quelli di cui parliamo. Comunque sia, gli autori, per esempio, identificano dei fattori, per esempio la produzione di runoff, di deflusso superficiale, che in alcuni casi è più elevata. Il runoff come volume a sinistra e come in alto, e come picco invece della portata di piena in alto, per cui gli elementi più grossi, di solito i rossi sono i brutti e i cattivi, no? Quindi quelli più rossi, più scuri, o neri anche, però il rosso è talvolta talmente scuro che diventa nero, quindi queste zone sono quelle più pericolose. Qui ci sono altri vari fattori che questi autori identificano, che noi, sui quali noi non dobbiamo necessariamente soffermarci, ma sui quali però in generale vi invito a riflettere, cioè ci sono degli elementi che mi paiono peggiorativi della struttura del vivere nel posto in cui state progettando, quindi andate un po' oltre quella che è la prescrizione normativa e cercate di capire se ci sono appunto delle aree che vanno protette in maniera particolare, degli elementi sui quali dovete riflettere un po'. Questa, per esempio, allora dice, dopo aver interposto questi elementi che rimangono di natura qualitativa, gli autori producono una mappa di resilienza. Resilienza di fatto la chiamano, in particolare c'è quella parte rossa che è la parte meno resiliente di tutti. E questo tutto sommato è un ragionamento che ha un valore pratico e generistico molto importante, cioè è una serie di ragionamenti e di argomenti tesi a vedere dove uno l'impiego di cioè il fatto che si vada a intervenire in un posto si hanno i risultati più grandi e quindi conseguentemente anche laddove questo va a cercare di capire laddove bisogna intervenire per primo, stabilendo una serie di priorità di intervento. Dov'è che è più importante intervenire? È chiaro che una decisione di questo tipo a livello complessivo sono sempre di ordine politico, però la parte tecnica può aiutare ad individuare alcune aree dove questo è maggiormente importante. Allora, i metodi proposti da questo articolo non sono magari del tutto condivisibili, però gli obiettivi che questo articolo si pone sono del tutto sì condivisibili, invece, cioè quella di individuare le priorità, individuare delle aree di intervento privilegiato, questo sì, questo fa parte del vostro lavoro. E dovete metterci anche un po' di fantasia, perché appunto non è stabilito. E questo uccide la vostra speranza, almeno di quelli che si sono iscritti in ingegneria, perché speravano di trovare tutto nel manuale dell'ingegnere che gli risolvesse tutti i problemi. No, i problemi ingegneristici più, tra virgolette, belli o più impegnativi sono quelli che sono in realtà aperti, sui quali bisogna ragionare. Quello di prima è geometra. Adesso così. Quanti di voi saranno un bel po' di geometra? Poi un ingegnere intelligente che cosa fa? Che guarda, alza ancora di più lo sguardo. Per esempio qui ci sono, in questo momento in cui si parla di cambiamento climatico, devono essere in funzione della strategia dell'adattamento al cambiamento climatico, le città si devono, e non solo le città, le province, le regioni, si devono
devono fare un piano di adattamento locale al cambiamento climatico. E quindi anche la progettazione di una fognatura entra in questo sistema di adattamento nazionale. Il sistema di la strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico, o SNAC, ha già qualche anno e alcune città l'hanno anche applicato. È meglio d'ora in poi mettersi nell'ottica che quando si progettano delle cose nuove, tra cui le fognature, di tenerne conto in maniera opportuna. Dei miei colleghi qui, in particolare Genelletti, che si occupa un po' di queste cose, di questi contesti urbani, che voi avete come insegnante, si occupa anche di definire appunto quali potrebbero essere gli elementi di adattamento. Va bene, qui possiamo anche, allora poi c'è una parte propriamente anche creativa del processo in cui allora, osservando la natura delle aree che si hanno a disposizione, si comincia a proporre delle soluzioni sempre di tipo urbanistico che possono venire incontro al problema, che è un problema idrologico peraltro. Ovviamente la risposta che è quella di curare, se si può definire in una parola sola, curare le aree verdi, curare gli spazi verdi, perché questi sono, rispondono a quell'esigenza che ho già elencato di mantenere l'invarianza idraulica del sistema, e quindi quelle parti possono essere recuperate, riadattate anche in funzione della produzione del deflusso. Quindi ci sono, poi naturalmente i parchi sono anche un luogo di ricreazione, cioè in cui la gente va volentieri, soprattutto se è innamorata, ma anche se ha dei figli, cioè dopo che si è innamorata o anche semplicemente per fare un giro di corsa, sono tanti motivi che vengono, e anche per altri motivi sempre di natura ambientale, tipo l'abbassamento delle temperature, il filtraggio di particolato e così via. Un'altra soluzione che qui vedete va nella direzione che già vi avevo elencato all'inizio, cioè allora in alcune aree in cui per esempio si può ricostruire, si può pensare di ricostruire edifici con tetti verdi, quindi infiltrano l'acqua, si può pensare di costruire dei bacini di infiltrazione che la trattengono, e laddove invece si devono comunque costruire delle opere a servizio come i parcheggi, questi parcheggi si possono costruire con materiali nuovi, tali per cui per esempio gli asfalti siano permeabili o comunque ci siano delle zone di questo tipo. E poi tutto va declinato nei termini propri della tecnica urbanistica, cioè parte nella funzione di indici, della creazione di indici e nella proposizione di elementi diversi. Il problema, come fare queste cose, è un problema aperto. Quello che io vi insegno intanto è come calcolare bene le onde di pieno, perché per esempio un aspetto evidente in questo approccio, che io ritengo essere corretto, era quello che tutti i calcoli delle onde di pieno sono sbagliati. Non perché siano sbagliati, sia sbagliato il modello che viene utilizzato, in particolare in quel caso era usato SWIM, che è il modello che userete anche voi, no? Dopo aver usato, quindi l'altro strumento è che dovete fornirvi un modello a flussi e deflussi. Però questo in generale non basta, se non si capisce la struttura di formazione dell'onda di pione, come questa risponde alle precipitazioni. E per esempio l'autore, gli autori di questo articolo, questa cosa non ce l'avevano, è evidente che non ce l'avevano in testa, perché
tutte le loro simulazioni, tutti i loro calcoli di resilienza sono fatti su precipitazioni che non hanno nessun significato idrologico rispetto alla formazione del tipo di piena. E quindi avrebbero, io credo che le soluzioni proposte siano poi corrette ugualmente, perché però i calcoli che le hanno supportate sono sbagliati.